In occasione dell'intervista a Giorgio Albertazzi sul suo personaggio Prospero nell'opera La tempesta di Shakespeare, l'attore toscano risponde sul confronto tra la solidità dell'autore inglese con la nostra società liquida di Zygmunt Bauman. Confronto possibile? In una società liquida, come dice il sociologo Zygmunt Bauman, il teatro di Shakespeare si presenta solido. Vuol dire che vi scivoleremo sopra quasi allontanandolo? Vi scivoleremo sopra, non lo so, credo che il teatro di Shakespeare, finché c'è una specie di... Mi ricordo una cosa detta da qualcuno, cioè che facevano... C'era stato una specie di consulto planetario sul più grande scrittore, cioè erano rimasti come finale Dante e Shakespeare. E mi ricordo che Eliot, Thomas Tian Eliot, diceva che fra i due il più universale era proprio Dante. Ma nessuno era sceso nell'universo delle psicologie e dei conflitti come Shakespeare. Fino a che c'è questo, Shakespeare canta la sua canzone. E siccome la canzone non è mai finita, non c'è mai the end, non c'è mai la fine, credo che durerà ancora.